Elena Piccioni, Target Turismo, come stanno dando gli afflussi, che cosa chiedono e da cosa arrivano, da dove arrivano. Diciamo che la giornata di sole oggi ha favorito l'arrivo di diverse persone, sia coppie che famiglie, anche ragazzi giovani. Vengono dalle città vicine, non soltanto dalla Lombardia, ma qualcuno anche dalle province di altre regioni gialle, come è consentito. E tutti hanno una grande voglia, un grande desiderio di ritornare a viaggiare, ritornare a visitare, a scoprire, stare all'aria aperta anche. Chiedono i monumenti, soprattutto il Torrazzo, il Museo del Violino, anche gli altri musei. E chiedono di poter conoscere questa città che alcuni hanno visto anche in televisione durante il periodo del Covid, per tutto quello che è accaduto in questa città. E quindi sono desiderosi di scoprire invece le sue bellezze, i suoi monumenti. Quante di queste persone vengono qui per la prima volta? Ci sono diverse persone che arrivano per la prima volta e anche da città vicine, quindi persone che sono solitamente abituate a viaggiare lontano, fare anche viaggi lunghi. Scoprono proprio la città, la gita fuori porta, la città vicina. Dopo il diluvio di ieri finalmente sollievo dal bel tempo, mi auguro e spero che duri il più possibile, o altrimenti se non dovesse durare, fra magari un 10-15 giorni, se il tempo dovesse peggiorare, mi auguro che chi di dovere receda sulle proprie decisioni, e ovviamente con i contagi e tutto il resto che va d'amore d'accordo, per poter anche operare all'interno, perché altrimenti diventa un macello fatto. Tanti turisti abbiamo visto. Il turismo comincia, però ripeto, il bel tempo deve accompagnarlo, perché altrimenti è un po' disincentivante, è un turismo locale, comunque vicino, delle vicinanze, ecco, niente di straordinario per il momento. Mai la scelta di venire a Cremona? Una città che non avevo mai visto vicino. Le foto ci ispiravano, però in Italia si sbaglia poco, e allora adesso la visitiamo, vediamo un po' cosa ci offre. Non c'è paura di andare in giro, no? All'aperto no, abbiamo scelto proprio una destinazione all'aperto, no? Con la mascherina, no? Fino a quando starete qua? In giornata, e torniamo a casa stasera. Mai stata a Cremona? Come mai la decisione di... Perché abbiamo portato nostro figlio in un paese qui vicino da un amico. Poi noi comunque, noi, i miei Siamo sono di originari della Soncino, i zona. suoi di Soresina e quindi siamo un po' della zona, ma non abbiamo visitato Cremona solo da piccoli, non abbiamo approfittato con questa giornata di rivisitarla. Poi dal Torrazzo avrete uno Infatti, spettacolo. per quello che siamo venuti subito qua. Tutti da Bergamo, è grande. Come mai qua è la prima volta che vedete È Cremona? la Cosa prima vedete? volta a Cremona e non l'avevo mai visitata. Che cosa vedrà? Adesso il centro, poi volevo visitare quel museo e non ho capito se è aperto il museo dei Lutai, quindi volevo chiedere, E come mai prof. Cremona? ecco. Perché diciamo che la distanza non è molta e non l'avevo appunto mai vista e era un po'. In realtà volevo venire in bicicletta, però poi mi sarebbe piaciuto pianificare da Crema. A Cremona per cosa e... Siamo partiti da Bergamo e ci siamo diretti a Crema e abbiamo fatto tappa a Crema e poi siamo arrivati a Cremona, così un po' per caso perché volevamo ritornarci perché c'era già piaciuto, insomma, e quindi stiamo visitando, vista anche la bella giornata. Quanto tempo vi fermerete e cosa Ma vedrete? tutta la giornata, credo, poi ci fermeremo a mangiare all'aperto, vedremo dove e poi torneremo. Adesso entriamo in chiesa, nel Duomo e siamo appena arrivati, quindi abbiamo tutta la giornata.